E finalmente, dico finalmente perché? Perché Marco Milone è un altro di quei musicisti, amici, colleghi, con i quali avevo voglia di farmi una chiacchierata, soprattutto legata al fatto che io parto subito in quarta, sono venuto a vedere uno spettacolo con Francesco Scarcelli, tu naturalmente eri al piano, hai curato gli arrangiamenti e tutto quanto, ma poi a un certo punto dello spettacolo hai cominciato a parlare di yoga. Sì, Allora, magari giusto. in maniera abbastanza, sintetica, però mi Sintetica. piacerebbe che tu mi parlassi intanto di questa cosa. Ok. Un saluto a tutti voi intanto. Grazie Sandro per avermi dato l'opportunità, Ci insomma, di stare mancherebbe. poi sul tuo canale, proprio il canale di Scapicchio Tour. Scapicchio Tour, sì. Che onore. Poi con Sandro ci conosciamo ormai Beh, da da un tanto, po' di da tempo, tanto. poi abbiamo dei trascorsi, insomma, dei passati abbastanza, diciamo, comuni, no? Per quanto riguarda quella domanda che mi facevi tu, tutto parte dalla musica, perché in realtà poi dopo sono arrivato al discorso dello yoga per un'esigenza fondamentalmente, perché io ho iniziato il mestiere da ragazzino, ormai diciamo l'età è un po' andata, insomma intorno ai 52-53 anni, però a un certo punto della, diciamo, tra virgolette, se vogliamo chiamarla carriera, chiamiamola così, insomma, a un certo punto sentì una esigenza proprio perché era diventata una vita stressante, insopportabile. Certo. E tu sai perfettamente quando si viaggia chilometri, ok, falla o magari per tanto tempo, a un certo punto dici non ce la faccio più, cioè devo trovare il sistema per sopportare tutta Tutto questo, questa certo. pressione anche psicologica, soprattutto perché poi magari certe volte si trattava anche di situazioni impegnative, Certo. parchi un po' più importanti. E quindi di conseguenza, dopo un po' di tempo, il sistema nervoso, lo stress, la stanchezza, insomma, non è che me la passavo tanto bene. Stiamo parlando del 90, indicativamente, Ah, quindi 90-92, insomma, parecchio tempo è una così. trentina d'anni fa, Ma sì. E porca miseria. mi trovavo lì per caso proprio, ho detto, senti, stavamo magari, mi sembra che era un periodo che eravamo fermi dalle parti di Treviso. E eravamo in un centro commerciale, ho visto un volantino che diceva appunto yoga e mi sono segnato. Ero un allievo, ho iniziato così come tutti, poi come tutti quanti, e ho trovato subito beneficio. E di conseguenza diciamo che poi da lì è nata anche una sorta di sensibilizzazione proprio del rapporto con la musica stessa. Quindi in realtà poi dopo si è aperta tutta un'opportunità che ha fatto il suo percorso negli ultimi 30 anni, Certo. perché poi dopo in realtà ho viaggiato tanto, come già stavo facendo, solamente che poi dopo mi sono trasferito per un po' di tempo e per più volte sono stato in India, in Ah, Himalaya. quindi hai proprio fatto questo. Senti Marco, ora il discorso è questo qui, siccome è un discorso molto importante e andrebbe approfondito, naturalmente non avendo il tempo, io mi sono, ecco, voluto togliere lo sfizio di levarmi questa curiosità di capire il perché. Poi mi auguro che magari prossimamente faremo qualche cosa dove magari ci sarà la possibilità di spiegare ancora meglio. Però ecco, adesso tu mi hai risposto. Ora io naturalmente devo riportarti al campo musicale. Ora questa cosa è nata tutta. Dopo, stiamo vivendo un momento un po' particolare, quindi in questo momento io non so nemmeno lo sviluppo delle prossime puntate, quindi questa cosa era nata dopo la prima ondata del Covid, adesso non sappiamo incontro a cosa stiamo andando, quindi vedremo che cosa succederà. Intanto però noi dobbiamo continuare a vivere, d'altra parte la nostra Assolutamente, categoria ha assolutamente. resistito a guerre, pandemie, dittature, quindi insomma supereremo anche questa. Allora torniamo a parlare di cose, insomma, sperando che al più presto si possa veramente tornare alla normalità. Se io ti accenno questa canzone qua, quella che fa. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Mi aggancio a quello che hai detto prima, delle tournée. Quante ne hai fatte? Allora, io ho iniziato da ragazzino con il teatro, ho iniziato a 15 anni e quindi in realtà con il teatro non si parlava di tournée, è un termine che è uscito poi dopo, Certo. insomma diciamo negli anni, fine anni 80, ma in quel periodo lì si facevano i periodi, anche un anno tipo quello che all'epoca era chiamato il Teatro Colosseo, no? Sì, Di Roma, esatto. insomma, e io stavo lì anche per anni, cioè si è, si è, Si faceva, io sono nato come pianista della Buca,
Che bello. Nella buca proprio. Molti non sanno che la buca è quel posto che stava davanti al palco, dove quando prima c'erano le orchestre dal vivo, l'orchestra stava lì in quella buca davanti. Esatto, quindi. Esatto. Quindi, insomma, quindi tu hai proprio questo amore, nasce diciamo proprio per il teatro, avendolo proprio calcato. Io ho avuto la fortuna di questa maniera, insomma. La vecchia generazione non studiava come studiano oggi i giovani la musica, si apprendeva lavorando. Quindi che succedeva? Che nei primi anni, naturalmente a 10 anni, 11 anni, sono andato proprio nelle mani di un maestro che lo faceva, naturalmente era un direttore di orchestra, ha diretto la RAI di Bari per tantissimo tempo, e di conseguenza lui era il pianista di Raschel, di D'Apporto, di Brutus, di Carlo Croccolo. Quindi pensa che esperienza, che cosa vissuto. Sì. E io ho iniziato a fare il sostituto. Io facevo il sostituto a lui, quindi quando c'erano i famosi doppioni, cioè lui andava da una parte e andava dall'altra, solo che lui aveva 70 anni e io ce n'avevo 15. E poi succedeva anche che magari per alcuni periodi si stava fermi proprio nello stesso... Io ad esempio con Carlo Croccolo, che è venuto a mancare proprio ultimamente, l'ho seguito per parecchio tempo. Molti non sanno che Carlo Croccolo è stato colui che ha doppiato Totò negli ultimi anni della vita, quando Totò non leggeva più, quindi non poteva imparare le parti, e Croccolo, che era un imitatore incredibile. Ci sono dei film di Totò, gli ultimi, dove la voce... Poi anche una delle spalle, insomma, più importanti, una fra le spalle di Totò, insomma, mi sembra che in Totò, Peppino e la mala femmina, Carlo fece la parte dell'inserviente. È Miseria e nobiltà. Miseria e nobiltà. Ah, esatto. Sì. Infatti, insomma, io penso che un attore che ha nel proprio curriculum Miseria e nobiltà, penso. Cioè, ecco, di chi stiamo parlando, insomma. Sì, sì, sì. E, senti, comunque, quindi sei uno di quei musicisti che poi vedi, noi a volte ci conosciamo, però non si ha a volte la possibilità di parlarsi e di raccontarsi tante cose se non si sono vissute insieme. Quindi questa parte tua io non la conoscevo, quindi insomma sei uno di quei musicisti che conosce i tempi del teatro, conosce il teatro, perché molti musicisti sono un po' più abituati, diciamo, a fare soltanto tournée appunto musicali, invece tu hai questa grande esperienza, e quindi questa cosa da amante del teatro, anche insomma da umilmente da attore di teatro, anche se nasco come musicista, ma mi fa enormemente piacere. Il teatro c'ha il suo fascino, è un mondo a parte, esatto. Una realtà completamente diversa, e i tempi sono diversi, il palco della tournée è diverso. Io resto, diciamo, un po' legato al teatro, perché poi ho avuto anche, ad esempio, una volta Carlo, stavamo in macchina, stavamo andando a una serata, spesso si facevano quelli che adesso si vengono chiamati Gran Galà, no? Dove ci stanno magari anche più artisti, 10-15 artisti, e c'era il pianoforte sul palco, e faceva: stasera te la ricordi Arrivederci Roma? E faccio: sì, insomma, non l'abbiamo mai fatta. Dice: sì, no, non la devo gli accompagnare a me. E chi? A Renato. Mamma mia. E lì. Cioè, non è incredibile. Ho accompagnato Raschel. Che bello. Senti, a me dispiace adesso una cosa, perché Marco è un grande musicista, e naturalmente tu degli artisti che sono andato a incontrare, soprattutto i musicisti, insomma, ecco, c'hai questo problema che non potendo mettere il pianoforte non posso giocare con te con la musica. Però ti posso dire una cosa, io mi auguro, anche tramite, insomma, l'amicizia che c'è anche con Francesco, che al più presto capiterà, certo non sono Renato Raschel, però mi piacerebbe un giorno essere accompagnato da te. Io ho superato la fase iniziale, quello lì della, come dicevo prima, della carriera. Io adesso sono nella fase diciamo dell'anticarriera. Se non mi diverto... allora, Marco ha detto una gran bella cosa, perché il discorso è questo qui: quando a un certo punto tu comunque a certi livelli ci sei arrivato, perché molti scambiano la notorietà con il successo, che poi è lavorare. Quando da 30 anni, per 30 anni, insomma, fai questo lavoro che ci mangi, ci guadagni con tutte le difficoltà, mai come in questo momento, beh, per me il successo è quello. Poi magari noi non ci chiederanno l'autografi per strada, diciamo, abbiamo raggiunto la cosa più bella per fatto per tutta la vita. Sì, solo noi abbiamo diversi tipi di paga, no? Noi siamo pagati, esatto. A volte non completamente in denaro, però siamo pagati sotto altre forme. E bisogna arrivarci a questo, perché è importantissimo.
Beh, io posso dirti una cosa, adesso ultimamente quando mi chiamano, io dico sempre a seconda di quello che mi offrono, guarda, o mi dai la gloria o mi dai i soldi. E sono arrivato a un punto che preferisco un po' più la gloria, anche se poi insomma comunque i soldi servono, Sì, cioè quello non è che. serve. Però per dire una delle due cose ce le devi dare e noi artisti fondamentalmente se non ci dovessimo campare siamo ancora di quelli che pagheremmo noi per salire sul Certo, palcoscenico. perché io mi ricollego anche al concetto che veniva rappresentato in quello spettacolo che dicevi tu, Anima, no? Proprio Certo. perché l'artista è un'anima molto sensibile che tende a soffrire in un modo improprio, cioè diventa a un certo punto troppo sensibile ed entra in certi schemi che naturalmente poi diventano anche magari riduttivi nel senso vero artistico. Allora quello che ho fatto a un certo punto è che bisogna resettare tutto. Quello che Certo. bisogna fare è resettare tutto per cercare di capire che cosa si vuole fare da grandi. E questa è la cosa importante. Quindi non essere più dipendenti, magari cercare di equilibrare le esigenze fondamentali e poi, cosa che adesso i giovani hanno, studiare, studiare e studiare. Questa è la cosa Difatti. importante. Senti Marco, io purtroppo, siccome tra l'altro in questo format ha una regola che è importantissima, buona la prima, io per esempio adesso mi ha vibrato anche il telefono nella tasca, non so se si è sentito ma non fa niente, ma la cosa più importante è che ha un tempo limitato questo incontro, tu sei un'altra di quelle persone con le quali bisognerebbe parlare per ore e ore e probabilmente succederà prima o poi, adesso sono costretto a Io ti salutarti, ringrazio. ma speriamo di vederci presto, ok? Grazie Grazie, grazie Marco. Sandro.